Bene amici, ci troviamo a Candelo nella sala delle cerimonie. Allora, sotto di noi si sta parlando dei laboratori dei prodotti tipici in quella che doveva essere il primo mercatino dei prodotti tipici dell'anno. Purtroppo la pioggia, insomma, ha un po' limitato l'afflusso delle bancarelle, ma si parla di prodotti. Siamo a Carnevale e è giusto parlare del fagiolo. Lo facciamo con Denise della ditta Amilcare Cappellaro, che ditta che coltiva un fagiolo molto particolare, il fagiolo della Bursche, è corretto Denise? Sì, Bursche è l'antico nome della Alta Valle Cerve, un nome di origine antica tedesca, risale alle migrazioni che hanno colonizzato nei tempi dei Walser e significa la mia piccola casa, il mio piccolo focolare, quindi è il nome dell'Alta Valle Cervo, il luogo dove noi coltiviamo tra le altre cose questi fagioli che sono tipici delle zone montane, riescono bene solamente a certe altitudini non si ammalano, non richiedono cure particolari e quindi, ma nel tempo si sono persi perché è invalsa l'abitudine di andare a comperarsi le sementi al consorzio e di trascurare un po' quello che si aveva in casa. Nel tempo. Voi dove coltivate il fagiolo? Noi il fagiolo lo coltiviamo in pieno campo nei piccoli appezzamenti di terreno che ci sono a Montesinaro, che è l'ultima frazione di Piedicavallo. Più in alto di lì ci sono solo le mulattiere. Ok. Fagiolo che un tempo era diffuso su tutta fagiolo la valle. Un tempo era diffuso in tutto il Biellese, nelle zone alte del Biellese, però è un fagiolo che ibrida molto facilmente, quindi molto facilmente si disperde, perché ibrida con le altre qualità di fagiolo e quindi ha mantenuto, diciamo così, la sua purezza, insomma una parola un po' difficile, soprattutto grazie a queste persone che ne avevano mantenuto un piccolo pugno per il loro uso personale, ecco. E 20 anni fa Amilcare ha cominciato questa avventura, non riuscendo immediatamente nell'impresa, perché poi nel tempo abbiamo scoperto che non è poi così facile come sembra anche solo fare i fagioli, ma comunque dopo un paio di tentativi ecco che abbiamo ottenuto questo prodotto, un fagiolo piuttosto grande, di dimensioni piuttosto grandi, variegato, ha moltissimi colori e moltissime dimensioni, un fagiolo che rende molto bene in cottura, che rende molto bene anche nella coltivazione. Fate conto che per un chilo di fagioli secchi si producono 13 kg di raccolto, quindi secco sempre, quindi è un fagiolo che rende. Molto delicato, ha un retrogusto di castagna, la buccia molto sottile, io non lo butterei neanche in una fagiolata che forse, non voglio dire una parolaccia, però è un po' sprecato, è molto più buono condito così con un filo d'olio buono, un po' d'aceto di mele ben cotto. Quindi lasciamo che le fagiolate continuino ad andare a Saluggia? Ma magari, perché no, è un ottimo prodotto anche quello di Saluggia, non c'è. Anche perché diciamo che queste produzioni le nostre sono talmente limitate che non si potrebbe neanche pensare di fare i 150 paioli di chiavazza. Che ci sono là, ci sono, esatto. Là. Senti Denise, dove possiamo comprarlo il fagiolo della Bursche? Quando ci riescono i raccolti, perché non sempre riescono, noi lo vendiamo nel nostro negozietto che abbiamo in Via Italia, un negozietto piccino dove vendiamo le altre nostre produzioni. A Biella. A Biella, in Via Italia a Biella, sì, in Via Italia a Biella, dove vendiamo le altre nostre produzioni e anche i fagioli, quando ci sono. La scorsa estate è stata un'estate molto difficile, molto siccitosa, molto calda e nonostante che noi, insomma, sono tanti anni che facciamo sto lavoro, però qualche volta la natura ti frega, abituati al fatto che comunque in montagna se non piove tutti i giorni, forse anche, gli abbiamo fatto mancare l'apporto idrico questa volta e quindi poveretti hanno fatto del loro meglio, ma non siamo riusciti a fare un grande raccolto, quindi adesso non ce ne sono più. Cosa fate oltre i fagioli? E oltre i fagioli facciamo le verdure per fare i crauti, quindi cavoli e le verdure per fare i crauti, coltiviamo i piccoli frutti e facciamo marmellate, succhi di frutta, queste cose qua. Abbiamo il piacere di non adoperare lo zucchero come dolcificante, quindi sono tutti prodotti più naturali, più leggeri e più sani, volendo.